One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi 27 marzo è il compleanno di uno dei registi più innovativi della storia del cinema, Quentin Tarantino. Leggi la Bibbia, Brett. Sì. Ezechiele 25:17. Ho sempre sognato di fare l'attore, fin da piccolo, ha raccontato Quentin Tarantino. Infatti, appena ho potuto, ho studiato recitazione. Poi però ho capito che non mi sarebbe piaciuto apparire nei film degli altri. Volevo realizzare i miei. Così ho deciso di fare il regista. A 21 anni, Tarantino inizia a lavorare come commesso in un noleggio di videocassette a Los Angeles. In quel negozio, ha ricordato, ho avuto la possibilità di vedere centinaia di film di ogni genere e da ogni parte del mondo. Quando mi chiedono se ho frequentato una scuola di cinema, io dico no, ma ho visto un sacco di film. È in questo periodo che scrive le prime sceneggiature. Il debutto alla regia è del 1992 con Le Iene, realizzato in poco più di un mese con un budget ridottissimo. Tu puoi scegliere, hai due possibilità. O fai quello che dico io o alzi i tacchi. Allora, cosa scegli, Mr. Pink? Va benissimo, sarò Mr. Pink, andiamo avanti. Andiamo avanti, lo dico io. La pellicola viene presentata al Sundance Film Festival, un'importante rassegna di cinema indipendente. Il pubblico è perplesso perché c'è tanta violenza, un umorismo cinico, a tratti macabro e una trama che procede attraverso continui salti temporali. La critica invece è entusiasta. L'aggettivo più utilizzato per descrivere il film è rivoluzionario. Sono il signor Wolf. Risolvo problemi. A 29 anni Quentin Tarantino diviene la nuova promessa del cinema americano. Il regista geniale che mescola i generi cinematografici e sovverte tutti gli schemi narrativi. Hollywood lo corteggia, ma lui decide di proseguire per la sua strada. Nel 1994, con il secondo film, Pulp Fiction, vince un Oscar per la miglior sceneggiatura, la Palma d'Oro a Cannes e incassa oltre 250 milioni di dollari. Oh, a quanto pare io e Vincent abbiamo interrotto la vostra colazione. Ci dispiace veramente. Che mangiavate? Hamburger. Hamburger, dici? La colonna portante di ogni colazione vitaminica. Oggi, dopo essere entrato nella storia del cinema con 9 film memorabili e una lunga lista di riconoscimenti, pare essere arrivato alle battute finali. Il regista, infatti, ha sempre dichiarato che avrebbe diretto 10 film e si sarebbe fermato al compimento dei 60 anni. Allora, Oren, hai altri scagnozzi da farmi uccidere? Era il doodle di Radio Capital, a cura di Maurizio Rossato ed Elisa Lancia.